Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Raimond Sassari Campus Italia. È la sesta giornata del campionato di Serie A Gold, con le squadre intente a salutarsi nel centro del terreno di gioco sassarese. Noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dal Campus Italia di Pasquale Maglione, che è arrivato in Sardegna con i seguenti effettivi: con il numero 6 c'è Veruvo, col 7 Cioni, col 9 Zanon, con l'11 Dello Vicario, col 13 De Angelis, col 14 Fragnito, col 16 Scarcelli, col 17 Andreota, col 19 Didone, col 22 Gian Bartolomei, col 18 Firer e col 96 Lubinati. Per quello che invece riguarda la squadra di casa, la Raimond Sassari di Luigi Passino, con il numero 1 c'è Spanu, col 4 Aldini, col 5 Nardin, col 6 Carta, col 7 Mura, con l'8 Kerin, col 9 De Oliveira, con l'11 Bronzo, il numero 13 Eddie Delogu, il 15 di Alilkovic, il numero 17 Ebonboy, il 18 Pintori, col 22 San Paolo, col 23 Grbavac, col 33 Burzic e col 44 Mijatovic. Gara ormai prossima all'inizio. Gli arbitri della partita saranno i signori Alessandro Limido e Nicola Donnini. Sassari che arriva dal traumatico pareggio nel recupero della terza giornata in quella di Rubiera, 32 pari il risultato finale, con Sassari che era avanti di 5 a pochissimi minuti dal suono della sirena finale. Letteralmente un punto buttato quello dai sassaresi. Campus Italia che invece arriva a Sassari ancora a secco di vittorie, un pareggio e 4 sconfitte per i ragazzi di Maglione. Ricordiamo Campus Italia che disputa questo campionato di Serie A Gold fuori classifica, progetto che è al secondo anno. Noi entriamo in cronaca diretta. Sassari che attacca e muove il primo pallone della partita con Alilkovic, che va da Kerin, centralmente riceve Grbavac che scambia con Burzic, aggressivo subito in difesa a Deruvo, centralmente Grbavac che si alza e avrebbe mandato a referto il primo gol della partita, che non è arrivato per il fischio contro l'attacco della Raimond, che ha reso vano il gol segnato da Josip Grbavac. Ora muove palla il Campus Italia con Zanon, ha scambiato con Gian Bartolomei, riceve Deruvo, sale e partecipa Dello Vicario, mette palla per terra Deruvo, poi Gian Bartolomei, fischio arbitrale, nuova opportunità in attacco per il Campus Italia, e va a bersaglio, trova il primo gol della sua partita Federico Deruvo, primo gol della partita del Campus Italia, che dunque parte in vantaggio. 4 sconfitte sì per i giovanissimi azzurri, ma è quasi sempre stata in partita nonostante il solo punto fin qui messo assieme. Sconfitta contro Siracusa, Pressano, Bolzano e Brixen. Nel frattempo ha ricevuto sui 6 metri e ha segnato Damir Alilkovic il gol dell'immediato pareggio. Ora De Angelis va a cercare e trovare Zanon, botta e risposta in questi primi 2 minuti abbondanti di partita. 3 gol arrivati complessivamente da 3 giocatori diversi. Burzic, Grbavac, ha ricevuto Kerin, ancora centralmente Grbavac che può tirare con tanto spazio, stavolta il suo gol è decisamente valido. Zanon la lascia lì per Deruvo che non trova la porta difesa da Spanu, che parte dal primo minuto in questo tardo pomeriggio al Pala Santoro. Sassari con la palla in mano per trovare il primo vantaggio della sfida. Kerin, Burzic, Grbavac, arbitri che fermano la partita con uno dei due direttori di gara, nella fattispecie Donnini.
rimproverare Alilkovic e Zanon. Kerin ai 10 metri si libera dalla guardia di dello vicario, va a trafiggere Scarcelli. Primo vantaggio della Raimond, che diventa dunque cosa concreta dopo poco più di 3 minuti e mezzo. De Ruvo, Zanon, Gian Bartolomei, muovono palla centrale ai terzini del Campus Italia. Dello vicario, De Ruvo, Gian Bartolomei forza il tiro ed è un bel forzare. Spanu tocca ma non può evitare il gol della parità a quota 3. Si segna tanto in questi minuti iniziali di partita. Brzic, Kerin, Bronzo, da capire se il pari di Rubiera abbia lasciato qualche strascico, soprattutto a livello psicologico, su una Raimond che aveva di fatto la vittoria in tasca. E invece fallito l'aggancio al secondo posto. Nel frattempo ha realizzato Gurbavas, arriva il cartellino giallo per Damir Alilkovic, che ha spintonato illegalmente un avversario. Il palleggio di Zanon, De Ruvo, Gian Bartolomei, Dello Vicario. La pressione di Bronzo che complica la ricezione di De Ruvo, almeno inizialmente. Poi Zanon tra centralmente il numero 9, segna il mancino classe 2004, ex giocatore di Venezia, diventa il primo marcatore multiplo del Campus Italia. Due gol per lui, due gol di Gurbavaz, completare il referto in termini di reti segnate per Sassari, Kerin e Alilkovic con una rete a testa, De Ruvo e Gian Bartolomei per la squadra guidata da Pasquale Maglione. Brzic, Gurbavaz, Kerin, Sassari che muove palla ancora distante dai 9 metri, ci si avvicina a Brzic che dà un'occhiata da Alilkovic, la lascia lì per Kerin, poi Gurbavaz allarga sull'ala sinistra da dove può ricevere e andare a bersaglio Umberto Bronzo, virgola per lui in quel di Rubiera. Non c'è neanche il tempo di annotare il gol di Bronzo, che arriva quello di Marco Zanon. Campus Italia che quest'oggi deve rinunciare tra gli altri al proprio miglior marcatore, quel Cristian Manojlovic, autore di 41 gol nella top 5 della classifica marcatori del nostro massimo campionato. Gurbavaz, Brzic, Kerin, Gurbavaz, Kerin ai 9 metri rischia l'infrazione di passi, poi riesce in qualche maniera a servire Alilkovic che subisce l'irregolarità degli avversari. Taglio di Nardin in posizione di doppio pivot, Brzic da Gurbavaz, la finta che disorienta Zanon. Difesa del Campus Italia che con Fragnito collassa bene verso il centro e nega un tiro facile a Sassari, che però ha ancora la palla in mano. Brzic per Gurbavaz, Kerin, Brzic, tanto spazio, la parata di Scarcelli che evita il gol di Brzic con l'aiuto della traversa. Dall'altra parte Gian Bartolomei, De Angelis scheggia il palo destro, poi ragiona De Ruvo. Arrivano gli applausi della panchina del Campus Italia, arriva la chiamata dalla panchina per lo schema d'attacco di Pasquale Maglione. Gian Bartolomei, De Ruvo, Sassari difende con i piedi all'interno della linea dei 9 metri, si aprono spazi quantomeno inquietanti nella difesa sassarese, che non lavora benissimo in questa circostanza, concedendo un tiro tutto sommato facile a Gian Bartolomei. Tiro che viene complicato, se ci passate il termine, dall'intervento irregolare della difesa sassarese, che dà origine al 7 metri, la cui esecuzione spetterà a Tommaso De Angelis. È pronto l'ex giocatore della Junior Fasano. Arriva il fischio arbitrale, De Angelis che prova a beffare Spanu, ha cercato la conclusione stilosa De Angelis,
Magliene è incolto. Kerin Burzic. È rientrato Alilkovic che ha ricevuto da Gurbavac. Burzic, Kerin, 8 sul cronometro, 5 pari al Palasantoru. Sale Nardin, Kerin, Gurbavac sale dai 9 metri. 3 gol per Josip Gurbavac che sale a quota 26 in campionato. Deruvo sopra la testa di bronzo. Corre Burzic, la ricevuta da Alilkovic che avrebbe potuto tirare con tantissima libertà dai 6 metri, ma prima l'intervento arbitrale. Burzic, Gurbavac, Kerin, Burzic, Gurbavac. È entrato San Paolo. Gurbavac. Perso il taglio di Alilkovic. Realizza senza troppi problemi l'ex giocatore di Bolzano. Deruvo. De Angelis, campo per Leo Andreotta che si posiziona tra secondo e terzo, tra bronzo e Kerin. Deruvo. Gian Bartolomei per Zanon, si accentra e riceve De Angelis. Zanon dai 10 metri, fulminato a San Paolo. Continua a fare gol con ottima continuità il Campus Italia, continua a fare gol con ottima continuità Marco Zanon. Sono già 4, vicinissimo alla quota 30, sono 29 per la precisione i suoi gol nelle 5 partite e un pezzettino giocate finora. Burzic, Kerin, Burzic, Gurbavac, libera il lato Nardin, bella palla per Alilkovic. E Sassari rimette la testa avanti, 8-7. Gian Bartolomei, Zanon, Deruvo. Zanon la lascia lì per Andreotta, poi Deruvo, Gian Bartolomei, ancora il numero 6. San Paolo probabilmente poteva far meglio, solo preso la traiettoria del tiro di Federico Deruvo. Segna il classe 2004. Campus Italia è lì a contatto, anzi più che a contatto, quando è appena andato via il primo terzo del primo tempo. Kerin, Burzic, Gurbavac, Kerin, Gurbavac, Burzic, bronzo, Gurbavac, si muove Alilkovic, attacco ben congegnato da Sassari. 9-8, Deruvo, Zanon, aggressivo Bomboi. Deruvo, Zanon, Andreotta, Deruvo, Gian Bartolomei la lascia lì per il suo numero 6, il palleggio di Zanon, poi Gian Bartolomei chiede palla ma non la riceve Andreotta. Allora si va da Zanon, Gian Bartolomei, De Angelis si accentra in palleggio, prova a sfruttare la maggiore rapidità nel duello con Kerin, poi Andreotta raggiunto da Zanon, attacco del Campus Italia sotto passivo, deve tirare Deruvo e lì lo aspetta San Paolo, spinto fallosamente Bomboi, occasione per il primo doppio vantaggio per la Raimond. Burzic da Nardin che non trova l'abbrivio per il tiro perché gli chiude l'angolo Gian Bartolomei. Alilkovic, Gurbavac, Burzic, Kerin, Burzic abbandona i 6 metri Alilkovic per ricevere e consegnare a Kerin. Gurbavac, solito taglio di Alilkovic. Campus Italia che non sta leggendo bene
questa situazione. 5 gol di Alilković, 10 di squadra per la Raimond, 2 di vantaggio per i ragazzi di Passino, che provano a mandare a referto il primo parziale significativo della partita. Pronto a entrare Aldini, Gian Bartolomei, De Ruvo, Zanon, Gian Bartolomei, il recupero di Bronzo che può involarsi in solitaria e lobbare con estrema lucidità Scarcelli. Ora 3 di vantaggio per la Raimond, arriva la prima spallata qui dalla ambiziosa di De Ruvo, che intendeva servire Fragnito, ha scelto la cosa più difficile qua. Palla persa per il Campus Italia, che la deve reagire al primo tentativo di fuga dei sardi. Gurbavaz, Brzic, Kerin, Brzic, Gurbavaz, Kerin, Aldini, Gurbavaz, Brzic, Kerin per Brzic, la parata di Scarcelli. Prova a correre il Campus Italia, De Angelis con la presa difettosa, poi non trova la porta. Deve ancora arrivare il primo gol della partita di Tommaso De Angelis. Questa è una ghiotta occasione per riportarsi sul meno 2. Sassari ne ha un'altra per portarsi sul più 4. Il gol di Aldini fissa il risultato sul 12-8, 14-31 sul cronometro del primo tempo. Time out Maione, time out anche per noi. Cinque gol di Alilković da una parte, 4 di Zanon dall'altra. Questi i migliori marcatori dei 15 minuti scarsi che sono stati fin qui giocati al Palasanturu nella sfida valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A Gold, che vede opposta Raimond Sassa di Campus Italia. Parziale aperto, se la memoria non ci inganna, di 4-0 per i sassaresi dopo i primi minuti trascorsi sui binari dell'equilibrio. È arrivato il poker di reti consecutivo dei rossoblu quest'oggi in maglia bianca, e provano a dare la prima spallata alla partita. Campus Italia che dovrà provare ad arginare il parziale dei sardi, chiuderlo, provare a rientrare con un contro break. Ora De Ruvo per Zanon, è entrato anche Paul Firer. De Angelis, il tiro di Zanon gli mette le mani addosso Aldini. Zanon, Firer, scambiano ripetutamente 9-18, Firer da De Ruvo, torna a segnare la squadra azzurra, 12-9, corre Sassari da gol subito, Brzic da Aldini, ora Firer per De Ruvo, San Paolo, e poi regala palla a Zanon, che perfeziona il recupero della sfera dopo la deviazione di Dello Vicario, con un po' di sufficienza nel lancio di Valerio San Paolo. De Ruvo, Firer,
Zanon. Si accentra De Angelis, che prova a liberarsi di Aldini, scarica in ala sulla destra là dove ha ricevuto Fragnito. Zanon, Deruvo, Zanon, Firer prova a puntare Aldini, va da Deruvo, lo scarico per Firer, la finta che lascia lì Aldini, San Paolo indovina l'angolo e si fa perdonare l'errore precedente. Gurbavaz, Kerin, tutto facile per Sassari che allunga. 14-9, Firer, Deruvo, Zanon a spaccare la traversa. Brzic, Gurbavaz, Aldini, Gurbavaz, esce Kerin, entra De Oliveira. Campo dunque per l'ex Angers. Bronzo, Brzic, eccolo Rodolfo De Oliveira, Gurbavaz, Brzic, De Oliveira, Gurbavaz, un'occhiata ad Aldini, poi l'iniziativa personale. A bersaglio il giocatore nato a Ljubuško in Bosnia, Zanon, non c'è spazio per il tiro dall'ala di Fragnito, allora si torna centralmente qualche metro oltre la linea mediana. Virer ha ricevuto da Zanon e ha consegnato a Deruvo. 12 minuti all'intervallo, 15-9 Sassari. Firer rischia la palla persa, De Oliveira la caccia dallo sfondamento, di difforme opinione agli arbitri che lasciano il pallone ai ragazzi di Maione. Zanon, Firer dai 10 metri, San Paolo e la traversa a negare il decimo gol al Campus Italia. Avanza in palleggio Brzic, poi Gurbavaz rallentato dalla coppia Fragnito dello Vicario. De Oliveira, Bronzo, De Oliveira, Brzic, Gurbavaz, De Oliveira, Brzic, Gurbavaz, si muove Aldini, Gurbavaz va da Brzic che coinvolge De Oliveira. Primo gol della partita per il numero 9 di Sassari, che 9 ne aveva realizzati fin qui in campionato. Deruvo di tocco per Dello Vicario, anzi per Andreotta, scusate, 7 metri Campus Italia. Si allunga il parziale, 8-1 per la Raimond. Break che rischia di orientare la gara fin dal primo tempo. De Angelis a gonfiare la rete della porta, difesa da San Paolo. Nardin, Gurbavaz, Brzic, De Oliveira, Bronzo, De Oliveira, Brzic, Gurbavaz, De Oliveira, si muove Brzic, servito da Gurbavaz, a bersaglio Bruno Brzic. 7 giocatori di Sassari già a bersaglio, tiro di Deruvo, San Paolo ha capito tutto, indovinato o meglio intuito l'angolo, ha trovato un'altra parata Gurbavaz. Sicuramente qualcosa da sistemare in difesa per i ragazzi di Maione. 42 gol subiti a Bolzano alla quarta del campionato. Qui arriva la palla recuperata. Ora De Angelis troppi metri più avanti. Firer, Deruvo, De Angelis,
offre una linea di passaggio non esplorata dello Vicario. Feeder da Gian Bartolomei, poi feeder per De Angelis che non riesce a controllare il pallone con la mano mancina. Brzic, Nardin dall'ala, pallonetto la cui traiettoria viene allargata dal tocco di Lubinati, la parata del portiere che è stato nel roster di Pressano. Gian Bartolomei, Firer ai 9 metri, finta, mette palla per terra, arriva il gol di Paul Firer. San Paolo è finito dentro la porta col pallone in mano. Di fatto Campus Italia che prova a star lì, anche se il vantaggio di 6 reti è già quantomeno significativo. Brzic, Bronzo, Gurbavac, Brzic, Gurbavac, cerca Aldini e prende posizione, fa valere il maggior tonnellaggio nei confronti di un avversario. 3 gol per Enrico Aldini, 18-11 Raimond. Filler, De Ruvo, Gian Bartolomei, Filler, De Ruvo da De Angelis. San Paolo scopre il primo palo, De Angelis se ne accorge e va a pizzicarlo. Bronzo, De Oliveira, Aldini, Bronzo, De Oliveira, Brzic. 6:40 l'intervallo, nuove palla a Sassari. Bronzo, Gurbavac, De Oliveira, Brzic, stavolta lavora bene in difesa il Campus Italia con Dello Vicario. Palla ancora per i padroni di casa, Brzic, De Oliveira, Gurbavac, Brzic, Bronzo sul primo palo. De Ruvo, Virer buca anticipo Bronzo, De Ruvo non controlla, Brzic va a imbeccare Bronzo, la porta è vuota, tutto estremamente semplice per l'ex giocatore di Siena. Sono già 20 gol segnati da Sassari in poco più di 24 minuti. Campus Italia che di questo passo rischia di peggiorare la peggior prestazione difensiva della stagione. Abbiamo accennato ai 42 gol subiti dagli azzurrini in casa di Bolzano. Firer si alza dai 9, il muro di Aldini, raccoglie Brzic, scorre Nardin, la porta è vuota, seconda rete consecutiva senza portiere per Sassari e fuga vera, primo gol di Nardin, 23esimo in questo avvio di campionato. Si prepara De Logu nel frattempo. De Angelis, De Ruvo, Firer, Dello Vicario, De Ruvo, Zanon, Firer, prova con lo scavalcamento a liberarsi di Bomboi. Nove metri, Campus Italia, Zanon, De Ruvo, alto e largo, è scappato Nardin, l'ha servito San Paolo, più 10 Sassari. Zanon, De Ruvo, Firer,
Zanon. De Ruvo. Firer Zanon dai 10 metri dopo un ottimo inizio. Zanon un po' smarrito alla via del gol. Scontro pericoloso tra Bomboi e Nardin, nessuna conseguenza per nessuno dei due protagonisti della collisione. De Oliveira, eccolo il primo pallone della gara giocato da Delogu. Gurbavaz, Bronzo, rada centrale, il numero 11. De Oliveira, Bronzo, Gurbavaz, apertissimo sull'ala sinistra Nardin, cercato Aldini, trovato Aldini, interviene Limido. Pallone ancora per i padroni di casa, attualmente fuori dalla zona playoff. Arriva il timeout di Passino, 3 minuti 6 secondi all'intervallo, 10 gol di vantaggio per la Raimond. Timeout in campo, piccola pausa anche per noi. ...22-12 con questo risultato rientrano sul terreno di gioco Raimond Sassari e Campus Italia, sesta giornata della Serie A Gold. Gurbavaz, Bronzo, De Oliveira, Nardin, De Oliveira per Gurbavaz, Bronzo schiaccia a terra per Nardin che trafigge tra le gambe Lubinati. De Ruvo, un'occhiata a Dello Vicario che non può ricevere, braccato da De Oliveira. Zanon, De Ruvo, Dello Vicario, Firer, De Ruvo, prova a puntare Bronzo, serve De Angelis, ha recuperato Delogu e poi di fatto viene ostacolato dal direttore di gara, allora deve rallentare e andare da Aldini che arretra servendo De Oliveira. Bronzo, De Oliveira, Gurbavaz, sale Aldini, De Oliveira, dai 9, doppiato il Campus Italia. Punizione che sta diventando anche eccessivamente severa per i ragazzi di Maione, che lo ripetiamo hanno sì perso 4 partite ma mai con uno scarto superiore alle 6 lunghezze. Questo G andando avanti di questo passo rischia di finire non benissimo. De Ruvo, Firer, Zanon, Firer, De Ruvo butta via palla, disturbato in maniera fisica ma ritenuta regolare da De Oliveira. Bronzo, De Oliveira, Bronzo prova a liberarsi con una doppia finta di De Ruvo, bella giocata di Bronzo che raggiunge Alilkovic come miglior marcatore della partita, quota 5. Firer, Sassari che entrava in questa partita con una media di 34 gol realizzati nelle 5 gare fin qui disputate. Questo pomeriggio sono già 25. Zanon, Virer,
Zanon ha cercato Cioni, palla persa. E allora 18 secondi per l'ultimo tiro del tempo per la squadra di Passino. Deve accelerare Bronzo, De Oliveira. Bronzo, 7 secondi al termine, i palleggi del numero 11, Gurbavaz, De Oliveira, 3 secondi, 2 secondi, tira De Oliveira, devia Lubinati, e questa l'ultima giocata del primo tempo al Palasantoru. Squadre che rientrano negli spogliatoi con il seguente parziale: Raimond 25, Campus Italia 12. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare un po'. Ci risentiamo fra non molto per la diretta del secondo tempo da Sassari.
Amici di Eleven Sports, bentornati al Palace Santoro di Sassari. È appena iniziato il secondo tempo di Raimond Campus Italia, sesta giornata del campionato di Serie A Gold. 25-12 il risultato con il quale sono andati in archivio i primi 30 minuti di partita dopo un avvio equilibrato, 8 pari, arrivato il perentorio parziale degli uomini di Passino, 17-4 nell'ultimo terzo, o meglio negli ultimi due terzi del primo tempo. Partita verosimilmente chiusa. Campus Italia che, lo ricordiamo, deve rinunciare tra gli altri al miglior marcatore Christian Manojlovic, gara che già non vedeva favoriti i ragazzi di Maione. Difficile pensare di far punti a Sassari senza l'uomo da 41 gol. Arriva il lob dall'ala sinistra di Cioni, quella che si spegne sulla traversa, può correre Josip Gurbavac che realizza il primo gol del secondo tempo, quinto della sua partita, 28esimo in campionato. Zanon, De Angelis, De Ruvo, De Angelis, Zanon, palla che circola ancora ben distante dalla linea dei 9 metri, taglio in posizione di doppio pivot di Cioni, ora De Angelis che la lascia lì per Zanon che fa lo stesso per De Ruvo. De Angelis fermato irregolarmente dalla difesa sassarese, dalla difesa di Gurbavac nella fattispecie. Si ferma il cronometro, 1:33 giocati nel secondo tempo. Sassari che con la vittoria di quest'oggi salirà a quota 9 in classifica. Sassari che prima dell'inizio di questa sesta giornata occupava la quinta piazza in compagnia di Merano a quota 7. Campus Italia invece terzultimo, un punto, così come Fondi, Berzic, De Oliveira, Gurbavac, Berzic, De Oliveira, De Logu, Nardin, Berzic, Alilkovic. Passo avanti la difesa del Campus Italia nel tentativo di contenere i danni. De Oliveira cerca Nardin, la deviazione di Gian Bartolomei, recupero perfezionato da Lubinati e poi lancia De Angelis. Gurbavac ne rallenta l'azione, palla ancora tra le mani del giocatore classe 2005 nativo di Teramo. Dello Vicario scambia con Gian Bartolomei. Zanon, uno spazio per il tiro filler, si torna centralmente da Gian Bartolomei che cerca De Angelis in ala, palla persa al Campus Italia. Di Oliveira dà un'occhiata ad Alilkovic, poi torna più giudiziosamente in maggior sicurezza da Gurbavac. Alilkovic, De Oliveira, Berzic, Berzic, Gurbavac, De Oliveira, ragiona il centrale nativo di Zadar, poi Gurbavac per De Oliveira, Lilkovic, 7 metri Raimond, fallo di Dello Vicario, 2 minuti per l'ex pivot di D'Artona. Dai 7 metri è pronto Giovanni Nardin. Lo aspetta sulla linea di porta Lubinati. Nardin lo batte con facilità. Si aggiorna il massimo vantaggio della Raimond, ora nell'ordine delle 15 lunghezze. Firar, Zanon, De Angelis, ora gioca lui da centrale, De Ruvo, Cioni, De Angelis, Zanon,
taglio di Cioni che libera il lato sinistro, poi De Angelis per Zanon. Ottimo inizio di partita del numero 9, 4 gol per lui, tutti arrivati nei primissimi minuti di partita. Qui si aprono le maglie difensive della Raimond, non riesce ad approfittarne De Angelis, il cui tiro scheggia il palo destro e termina sul fondo. Brzic, Gurbavac. Scambiano 23 e 33, De Oliveira, Alilkovic, non viene servito da Brzic che poi scambia con Gurbavac, arriva la palla persa della Raimond che può essere punita da De Angelis, e imbeccato da Lubinati vince il duello individuale con Valerio Sampaolo. Tredicesimo gol di giornata per il Campus Italia, sotto media per quello che riguarda i gol segnati. La squadra di Maione. De Logu ha parato Lubinati, rimessa a lato per la Raimond. 5 minuti e mezzo giocati nella ripresa. Palla persa di De Oliveira, abbastanza banale qui l'errore del giocatore ex Fondi. Già visto in patria con le maglie di Pinheiros, São Caetano e Vasco da Gama. De Angelis. Brzic accompagna all'uscita in maniera non troppo galante Cioni. De Angelis. Il palleggio del numero 13, sta con lui Bomboi. Poi Zanon, spazio per De Angelis, la girella termina sul palo. Qui Alilkovic centrato da Sampaolo, palla che rimane anche fortunosamente tra le mani degli uomini di Passino. De Oliveira si divora il 28-13 e Lubinati fa salire il suo Zanon. De Angelis lo ferma a bombo, i due minuti per il classe 92. Parziale di 2-1. In questi 7 minuti di ripresa, la prima frazione anche nei minuti iniziali si era segnato decisamente di più. Tanto qualcosa da rivedere al tavolo. Noi vi ricordiamo che le altre partite di questa sesta giornata sono quelle che vedono affrontarsi Melano Conversano, Fondi Romagna, Cassano Magnago Pressano, Brixen Carpi, Fasano Rubiera e Bolzano Siracusa. De Angelis si muove dello vicario. De Angelis sceglie Cioni in aria che alza per Zanon. Arriva la giocata più spettacolare dei ragazzi di Maione, giocata che vale il meno 13. Gurbavac, Brzic, De Oliveira, scusate, Brzic, Gurbavac, De Oliveira. Si muove Nardin, De Logu, Brzic, schiaccia a terra per Alilkovic. Tutto facile, arriva un altro doppiaggio. Stavolta sul 28-14, 6 gol per Damir Alilkovic, miglior marcatore della gara. De Angelis lavora per lui dello vicario, poi Zanon non se la sente di sfidare Gurbavac. Allora De Angelis, Zanon sul primo palo, Sampaolo respinge, poi fallo di Zanon su Nardin. Risale il campo al piccolo trotto la Raimond. Nardin, Gurbavac, Alilkovic, Brzic, De Oliveira, Gurbavac, Brzic, muovono palla centrale terzini rosso-blu. Gurbavac lavora per lui Alilkovic, servito Brzic, Nardin, De Oliveira per un compagno che non c'è.
De Angelis. De Ruvo. Zanon. De Angelis a sfondare su Bomboi, anzi il fallo era stato di Dello Vicario, è già dall'altra parte a Lilkovic, trafitto Lubinati. De Angelis dall'altra parte, potenza e precisione nel suo tiro, ma San Paolo aveva capito tutto. Applausi dalla panchina per il portiere ex Brixen, Conversano e Pressano, Valerio San Paolo. De Oliveira, Burzic, Gurbavaz, Burzic, De Oliveira, pronto a rientrare Fragnito. Burzic punta Firer, mette palla per terra, non trova la porta, arbitri che trattengono il fischio, Lubinati fa correre Firer con una bella palla, scelto il primo palo. Burzic buca l'anticipo, la difesa del Campus Italia nella persona di Cioni. Sassari che mantiene il possesso offensivo, 9 metri battuto da Alilkovic, arriva il timeout di Passino, 29 gol per Sassari, 15 per il Campus Italia, timeout in campo, piccola pausa anche per noi. Nuovamente live dal Palasantoru di Sassari, 29-15 per la Raimond. Noi rientriamo in cronaca diretta per raccontarvi l'uscita dal timeout dei ragazzi di Passino. Gurbavaz, Burzic, palleggio del numero 23 che rischia di pestarsi un po' i piedi con De Oliveira, poi il servizio per Burzic. Sono già 30 i gol segnati dalla Raimond. Zanon, Firer costretto ad allargarsi da De Oliveira. Firer, Zanon, ancora Firer, porta vuota per il Campus Italia. Spazio per il tiro di De Ruvo. 7 metri per il Campus Italia. Sta arrivando sul punto di battuta De Angelis. Cronometro che continua a correre. Di fatto è già da un po' da stabilire solo il risultato finale. Qui De Angelis contro San Paolo. Esecuzione perfetta qui dai 7 metri per Tommaso De Angelis, che fa conto tondo e sale a quota 30 in campionato. Ora sì che il cronometro è fermo, mancano poco più di 18 minuti al termine. Dopo il 25-12 della prima frazione, 5-4 il parziale della ripresa in favore dei sardi. Gioco fermo per asciugare una chiazza di sudore. Gara che dovrebbe riprendere a momenti, così è.
Gurbavac, Nardin, Gurbavac, Brzic, Kerin. Rientrato in campo dopo un lungo riposo in panchina il giocatore nativo di Kilmash, e qua tira sulla traversa Lubinati per Filler, il palleggio del numero 18, poi Zanon, il servizio in ala per il gol di Fragnito. Il numero 14 diventa il sesto giocatore del Campus Italia ad andare a bersaglio in questo tardo pomeriggio sassarese. Brzic, Kerin, Gurbavac. Un'occhiata ad Aldini, ha capito tutto Zanon che è sporca, recupera Lubinati, Firer, è rientrato Bomboi, Firer rischia l'infrazione di passi. Continua a strillare Passino in panchina. Nonostante la gara sia più che in ghiaccio, si alza il braccio degli arbitri. Deruvo, palla sul fondo, palla raccolta da San Paolo. Quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara. Prossimo turno Campus Italia che ospiterà a Chieti Merano, mentre la Raimond volerà a Carpi per giocare un'altra partita sulla carta non proibitiva. La Sassari purtroppo per sé ha dimostrato di poter fare dei regali agli avversari, così come ha fatto a Rubiera. Abbiamo ricordato la brutta evoluzione per il rossoblù della partita. Raimond era avanti di 5 a pochissimi minuti dal termine, poi un autentico harakiri. Sassari ha buttato via un punto prezioso che le avrebbe consentito di guadagnare il secondo posto. Chiede il passivo Passino, scusandoci per il gioco di parole. Braccio degli arbitri che si alza in questo momento. Campus Italia che verosimilmente dovrà forzare il tiro, ci pensa Deruvo, centrale ha parato San Paolo, poi il tocco di Andreotta con i piedi all'interno dei 6 metri. Aldini da terra a lavorare palla per Bronzo. Arbitri che fermano la gara, vi abbiamo già detto quelle che sono le altre partite della sesta giornata, e allora offrirvi ora la lettura della classifica prima dell'inizio di questa giornata. Graduatoria che vedeva in vetta Brixen con 10 punti, a 8 il terzetto composto da Bolzano, Fasano e Conversano, 7 punti per Merano e Sassari, 6 per Pressano e Cassano Magnago, 5 per Siracusa, 3 per Rubiera, 1 per Campus Italia e Fondi, 0 per Carpi e Romagna. Bronzo, un'occhiata a Gurbavac anticipato da Fragnito. Allora si torna solo per un attimo sul fronte destro. Ora Gurbavac sfida Fragnito, attira l'attenzione della difesa. Il sottomano di Bronzo. Il time out stavolta è chiamato da Pasquale Maglione. 31-17, 15-12 giocati nel secondo tempo. Time out in campo, piccola pausa anche per noi.
Bentornati live dal Palazzo Santoro. Zanon, De Angelis, cercato dello vicario, palla persa per il Campus Italia, non la migliore uscita dal time out. San Paolo che non si capisce con Gurbavaz, regala il pallone ai giovani ragazzi guidati da Maione. ...14 minuti e spiccioli al termine. Zanon, De Angelis cerca spazio per il tiro, non lo trova, allarga per Fragnito, poi Zanon, ancora De Angelis che si infila tra Aldini e Kerin, decisamente più veloce di entrambi. 2 minuti per Leo Kerin, 7 metri per il Campus Italia. Kerin che non è troppo d'accordo con Donnini, che ha deciso di allontanarlo dal terreno di gioco per i prossimi 120 secondi. Ci scusiamo per l'imprecisione, gioco che ripartirà dai 9 e dalle mani nello specifico di Leo Andreotta. Invece lascia il terreno di gioco e allora si riparte, ma da Dello Vicario. De Angelis, eccolo il numero 11, il palleggio, lo scarico per De Angelis, poi De Ruvo ancora per il piccolo numero 13, palla imprecisa per Fragnito che non la può controllare. San Paolo da Bronzo. Nardin, Gurbavaz, Bronzo, lui ad orchestrare l'attacco della Raimond. De Oliveira, Gurbavaz, sale Nardin, si accentra, viene servito da De Oliveira. Bronzo, Gurbavaz dai 9, servito De Oliveira, Bronzo bene in ala per Nardin. Ha parato Scarcelli, bell'intervento qui del ex conversano, classe 2005, tutti i ragazzi dal 2004 al 2006 nel Campus Italia. Tiro parato da San Paolo, più reattivo sulla palla vagante dello vicario. Primo gol per il pivot con la maglia numero 11, quinto in campionato, partita che si ferma nuovamente per un'altra chiazza di sudore. Sassari che verosimilmente migliorerà la migliore prestazione offensiva in termini di gol segnati del suo campionato. Squadra Sada che ne ha sempre segnati più di 30, in due circostanze ne ha fatto 34, sempre su questo terreno di gioco, contro Fondi alla seconda e contro il Romagna alla quarta. Gurbavaz, De Oliveira, Bronzo, alla regalata a De Angelis che tira a porta vuota e coglie il palo, anche sfortunato il 13 maglia azzurra. Bronzo, Gurbavaz, De Oliveira, Bronzo, Gurbavaz, Nardin, ancora Scarcelli e vince il secondo duello con l'ala nativa di Oriago. Da lontano Zanon, sporca Aldini, angolo Campus Italia. De Ruvo, De Angelis, Zanon, De Angelis, alla regalata a Sassari, incomprensione Goncioni, porta vuota
centrata da Bronzo. ...32-18... Bronzo che scollina oltre quota 30, i set realizzati quest'oggi. Gian Bartolomei a fare il muro dalla retroguardia sarda, non riesce a evitare la rimessa laterale Mura. Passino che abbassa l'età media, allarga le rotazioni. Campo per il classe 2005 con la maglia numero 7. Firer, Zanon, Gian Bartolomei. Deve forzare, dovrà forzare il Campus Italia, ci prova. Gian Bartolomei si è accovacciato sul pallone San Paolo, poi Bronzo di Oliveira dietro la schiena, bene per De Logu. La parata stavolta di... ancora una volta di Scarcelli. Che sta quantomeno arginando il passivo. Ottima prova del portiere del Campus Italia. Due parate su Nardin, questa su De Logu. Zanon prova a trovare il gol perduto. Ha parato San Paolo che poi ha fatto correre De Logu. E non sbaglia due volte di fila. Primo gol di De Logu, poi l'aggressività dello stesso numero 13 che poi va un po' a beccarsi con Cioni. Dello Vicario, Zanon, rischia la palla persa il Campus Italia, poi Gian Bartolomei, ancora Zanon, ha recuperato palla Gurbavaz, uno contro uno con Scarcelli, ha segnato Gurbavaz, 34-18. Minuti e 27 secondi per la precisione alla sirena finale. Tutto pronto per la ripresa del gioco con Federico De Ruvo. De Angelis, Zanon, De Ruvo, De Angelis. Il tiro che non trova la porta di De Ruvo. C'è stata una deviazione del muro che dà origine all'angolo che verrà battuto ed è stato battuto da Paul Firer. De Angelis, De Ruvo, il recupero di Bronzo, la porta è vuota, Bronzo non la trova. Rientra Scarcelli che serve Zanon e lascia il campo per De Ruvo. De Angelis, Zanon, palla regalata da De Ruvo, Bronzo prova da lontanissimo, De Ruvo nega il gol al giocatore di Sassari, intervento però all'interno dell'area dei 6 metri, 2 minuti per De Ruvo e 7 metri per la Raimond con Alberto Mura che può realizzare il terzo gol del suo campionato e diventare il decimo giocatore di Sassari a entrare in referto per gol segnati. Ad aspettarlo sulla linea di porta Scarcelli, gol di Alberto Mura.
dei giocatori di movimento, se così li possiamo chiamare. Hanno segnato tutti tranne Carta, che non ha ancora visto il campo, così come Mijatović e Bomboi. Firar, Dello Vicario, palleggio di De Angelis, servizio per Zanon, poi Firar si libera spazio sull'ala sinistra per Cioni, che colpisce il palo. Poi Gurbavaz pensa per un attimo al tiro, ma Scarcelli è rientrato in maniera celere. De Oliveira ha recuperato Firer, il pallone però è ancora per Sassari, servito Mura, secondo gol di Alberto Mura, che in poco più di un battito di ciglia eguaglia il bottino di reti fin qui realizzata nelle precedenti gare. 36-18, 5-50 al termine. Firer, Zanon, Fragnito, Firer, Dello Vicario, Zanon, De Angelis, dimenticato Dello Vicario, De Angelis non lo vede, si mette in proprio e fa gol. Bronzo, spazio per De Oliveira, Sassari che si avvicina a quota 40 e sta per arrivare il momento di Riccardo Carta. Firer, entrato anche Didone. Meno di 5 minuti per l'ex Follonica, una delle new entry rispetto alla stagione scorsa in casa Campus Italia. Firer lo ferma, Gurbavaz. Firer, Dello Vicario, De Ruvo, Didone. Firer, il palleggio del numero 18, San Paolo, gli nega la gioia del terzo gol di giornata. Palla alta per Bronzo, il Campus Italia era già rientrato negli ultimi metri di campo, allora nessun rischio di palla persa. Eccolo Carta, servito da Bronzo, scambiano più di un paio di volte, 6-11, si muove Mura, il palleggio di Carta, il servizio per Bronzo, poi De Oliveira a trovare l'incrocio del primo palo. Didone, Firer, De Ruvo muovono palla centrale, terzini del Campus Italia, partecipa alla circolazione anche Dello Vicario, poi De Ruvo per Didone, si accentra il numero 19, ma la difesa sarda è lì che lo aspetta. De Ruvo forza e ha ragione lui, quinto gol di Federico De Ruvo, sale a quota 15 il terzino ex Teramo, si abbassa ulteriormente l'età media anche in casa rossoblu, dentro Alessandro Pintori. Carta, De Oliveira, Bronzo, servito Pintori, e arriva il primo gol in campionato di Alessandro Pintori. Vale il più 19, Aldini alla caccia dello sfondamento, gli arbitri
sono di difforme opinione. E allora palla ancora per gli azzurri. De Ruvo, Firar, Dello Vicario, Didone. Palla rischiosa per De Ruvo che riesce comunque a riceverla, scambia con Firar, ancora il numero 6, lavorano bene in difesa su di lui De Oliveira e Bronzo. Sono iniziati gli ultimi due minuti di partita, chiaramente da stabilire solo il risultato finale. Deve tirare il Campus Italia sotto passivo l'attacco della squadra di Maione. Tiro parato da San Paolo, Bronzo con il tentativo di no look per Mura, altissima, irraggiungibile per il numero 7. Firar, De Ruvo, Firar, Didone, Dello Vicario, Didone ai 10, Didone tira alto. Carta, gara agli sgoccioli, 45 secondi ora al termine. Bronzo, De Oliveira, Bronzo, carta, De Oliveira, Sassari con la palla in mano per fare 40, ci pensa Riccardo Carta, ha segnato tutti i giocatori di Sassari entrati in campo tranne i portieri e Bomboi. ...40-20... 10 secondi per l'ultimo tiro del Campus Italia. De Ruvo, Didone, Firer, alza per De Ruvo, invasione, suona ora la sirena al Pala Santoro di Sassari, è finita. Raimond Campus Italia ha vinto la squadra di Passino, 40-20 il risultato finale. Con questi due punti i rossoblù, padroni di casa quest'oggi, salgono a quota 9 in classifica, rimane invece a quota 1 e ancora a secco di vittorie il Campus Italia. Io ringrazio Andrea Farris per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa gara dal Pala Santoro di Sassari. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Raimond 40, Campus Italia 20. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.